Esempio, calcola i decibel corrispondenti a un'intensità di 2 per 10 alla meno 8 watt al metro quadrato. Basta applicare la definizione della scala logaritmica, cioè il livello sonoro, dividendo l'intensità sonora nostra diviso quella di riferimento, che è la soglia di udibilità. Questo rapporto fa circa 20.000, 2 per 10 alla quarta. Se fosse stato 10.000, nel caso in cui l'intensità nostra fosse stata 1,0 per 10 alla meno 8 watt al metro quadrato, allora il risultato di questo logaritmo sarebbe stato semplicemente 4. Logaritmo di 10 alla quarta, 4, eccolo qui, che moltiplicato per 10 ci dava 40 decibel. In realtà è un po' di più, perché non è 10.000 ma è 20.000 questo rapporto. Comunque sempre 4 ordini di grandezza ci sono tra la nostra intensità e quella di riferimento. Cioè la nostra intensità è circa 4 ordini di grandezza, un po' più di 4 ordini di grandezza, maggiore rispetto all'intensità di riferimento, che è la soglia di udibilità. Quindi ci aspettiamo un risultato del logaritmo che è intorno a 4, un po' più di 4. 4 ordini di grandezza, il rapporto, il logaritmo è un po' più di 4, infatti è 4,3. 4,30. Lo possiamo vedere sia direttamente facendo il logaritmo di 20.000, sia dividendo il logaritmo nella somma di due logaritmi, sfruttando la proprietà che il logaritmo di un prodotto è la somma dei singoli logaritmi. Il logaritmo di 2 fa circa 0,30, il logaritmo di 10 alla quarta fa 4, quindi il risultato è 4,30, circa 4,3, moltiplicando per 10 43 decibel. Dunque, al di là dei calcoli tecnici, già ci possiamo formare un'aspettativa dall'inizio di quale sarà il risultato finale in decibel. Infatti bisogna vedere quanti ordini di grandezza la nostra intensità è maggiore o minore, in questo caso maggiore, rispetto all'intensità di riferimento, che è la soglia di udibilità. Qui siamo a un po' più di 4 ordini di grandezza maggiore e quindi il risultato è un po' più di 4, che poi moltiplicato per 10 è un po' più di 40 decibel. Infatti è 43 decibel. Se invece l'intensità sonora fosse stata di 5 anziché di 2, per 10 alla meno 8 watt al metro quadrato, si poteva procedere come prima, venivano 47 decibel, ma intuitivamente ci aspettavamo un risultato più vicino a 50 che a 40, infatti. Perché gli ordini di grandezza tra 10 alla meno 8, che è la nostra intensità, e 10 alla meno 12, che è l'intensità di riferimento, sono 4, ma in realtà è più vicino a 5 ordini di grandezza che a 4, perché ora è 5 per 10 alla meno 8. Quindi ci aspettiamo un risultato tra 4 e 5 ordini di grandezza, più vicino a 5 ordini di grandezza, moltiplicato per 10, e un risultato più vicino a 50 che a 40. E infatti questi 47 decibel si possono anche ricavare come prima dividendo il logaritmo, e quindi otteniamo 4, il logaritmo di 10 alla quarta, più il logaritmo di 5, che è circa 0,7, 4,70. Quindi si vede che stiamo più vicino ai 5 ordini di grandezza piuttosto che ai 4 ordini. Poi moltiplicando per 10 fa 47 decibel.